nuovo grande ponte della metri e del peso totale di 17.000 tonnellate, sospeso sul Danubio a mezzo di catene attaccate a possenti piloni d'acciaio alti 65 metri, è stato inaugurato a Vienna dal cancelliere federale Schuschnigg e benedetto dal cardinale Nitzer alla presenza di tutti i membri del governo, dei rappresentanti diplomatici esteri e di un imponente raduno di proprietari, artigiani e rurali che, sfilando in corteo, hanno aperto al transito il nuovo ponte che per la sua importanza può essere considerato il terzo d'Europa.